E salve a tutti carissimi ascoltatori di Radio Android, bentornati in una nuova puntata. Qui come sempre Mario qui parla ed oggi ho il piacere di intervistare Ketama 126. Bella, sono Vedamo 126, ringrazio Mario per l'invito e tutti gli ascoltatori di Radio Android. Bene, raccontami un po' com'è che nasce questa tua carriera musicale. Nasce per caso da ragazzini all'età di 16-17 anni, con i miei amici passavamo il tempo facendo musica, rap e quant'altro. E niente, ora siamo qua per caso però. Da poco è stato annunciato il feat con Jamie Tights. Com'è stata questa esperienza musicale? Con Jamie Tights Davide ci conoscevamo già da prima, da quando avevo 20-21 anni che vivevo a Berlino a casa di Drone, e lui pure frequentava la casa perché c'era il suo produttore, il 3, che viveva anche lui lì, quindi ci conoscevamo già da prima, insomma era da tempo e forse pensavamo di fare un pezzo insieme e ora c'è stata l'occasione con questo mixtape. L'esperienza è stata come tutte le altre esperienze di studio, semplicemente registrare, chiaramente lui è uno forte, quindi ci abbiamo messo poco tempo. Perché hai deciso di chiamarti Ketama? Diciamo che non l'ho deciso io, era un soprannome che avevo da prima di fare rap, non l'ho deciso io, come ogni soprannome a Roma viene dato per motivi che non c'entrano con la musica, e infatti ce l'ho da prima che facessi rap, da un nome che mi hanno dato per strada, diciamo. Ah, bene. Quali sono i sogni che vorresti realizzare nella tua carriera musicale? Ma diciamo che sogni non ne ho, degli obiettivi da raggiungere. Diciamo che per me l'importante è fare musica il più a lungo possibile durante la mia vita e che sia un mestiere, diciamo, duraturo e non di passaggio e temporaneo. Per cui il mio primo obiettivo è appunto fare in modo che la mia musica cresca sempre di più, che non sia un fuoco di paglia che svanisca dopo una stagione. Insomma, il mio obiettivo, il mio sogno è fare cose che restino per sempre, che col passare del tempo non vengano dimenticate, ma anzi acquisiscano di valore. Quali sono i messaggi che vuoi lanciare attraverso la tua musica? Ma diciamo che il mio obiettivo non è lanciare messaggi quando faccio musica, il mio obiettivo è creare un trasporto, diciamo, un viaggio, straniare dalla realtà chi ascolta, almeno per quei 3 minuti di canzone. Quindi più che un messaggio morale, la mia musica si basa, diciamo, su dei sentimenti più che su un messaggio da trasmettere. Il messaggio forse alla fine, sì, te stesso, quello alla fine, visto che io comunque non faccio altro che parlare di me, delle mie cose, penso che sia quello il punto. C'è un feat internazionale che ti piacerebbe fare? Qua ce ne sono parecchi, io non so dirti chi. Fare con tanti, sono tanti artisti americani, internazionali in generale che adoro, con cui vorrei fare delle cose insieme. Non so, ti dico su tutti, ASAP Rocky, cose proprio di quelle cose irrealizzabili che non possono succedere mai, ti direi ASAP Rocky nel mondo hip hop. Ultimamente sono mega in fissa con Kodak Black, sono super fan di Kodak Black, suo disco nuovo, una mina. Boh, sì. Qual è il consiglio che ti sentiresti di dare ad un giovane ragazzo che vuole avvicinarsi al mondo della musica? Gli direi, innanzitutto gli direi di interrogarsi davvero se vuole fare musica veramente, oppure se vuole farlo soltanto perché è una moda momentanea, visto che comunque mo vedo tanti ragazzi che si avvicinano a fare musica perché pensano poi di svoltare subito, di arrivare subito, no? Che erano cose che quando io ho iniziato a fare musica non ci passavano manco per l'anticamera del cervello, o meglio, ce ne sognavamo proprio, ma non avremmo mai espresso pretese di essere subito famosi o di guadagnare subito dei primi concerti che facciamo, cosa che fanno adesso molti ragazzi, scordandosi che in realtà la gavetta è importante.
fare questo. Innanzitutto interrogati se davvero vuoi fare musica, se davvero la tua passione è soltanto una moda che stai seguendo. Una volta che ti sei guardato dentro, hai capito se è davvero la tua passione, renditi conto che è una passione per cui dovrai sacrificarti tanto. E ci vorranno anni prima che inizierà a raccogliere i frutti. Quindi gli dico questo: siate pronti a farvi il culo per anni senza che nessuno vi si incula, perché è così quando vuoi emergere nel mondo della musica, diciamo. Detto questo, una volta che lo sta facendo, gli consiglio di cercare sempre di essere originale e appunto di essere se stesso, non cercare di essere qualcuno che non è, ma di fare dei propri difetti la sua forza, insomma. Bene, caro, questa era la mia ultima domanda. Io ti ringrazio veramente di cuore per aver accettato questo mio invito e ti mando un grande abbraccio. Ringrazio nuovamente Mario per l'invito e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Android. Alla prossima.